Siamo con il professor Giuseppe Martino Di Giuda, che ha organizzato oggi un evento al Politecnico di Milano, un evento importante in cui ha partecipato l'onorevole Malpezzi, ha partecipato l'architetto Galimberti di Italia Sicura, un evento dedicato al tema delle scuole. Può dirci qualcosa di più? Sì, l'obiettivo di questo convegno era quello fondamentalmente di mettere a confronto, come al solito in un sistema collaborativo, progettisti, committenti, quindi in questo caso governo che in qualche modo finanzia questa operazione per scuole innovative e il mondo dell'Accademia. Il mondo dell'Accademia che, contrariamente a quanto si sente o a quanto si legge, sta trainando in questa fase di transizione digitale l'intero settore. Lo sta trainando perché ovviamente è in grado in questo momento di portare fuori l'esperienza di ricerca che qui dentro stiamo facendo. E questo è un momento importante in cui chiede un impegno e una condivisione dei risultati con tutti i soggetti del settore delle costruzioni. Lei ha sentito gli interventi dell'onorevole, l'intervento di Galimberti, cosa si aspetta ora su questo fronte? Io su questo fronte mi aspetto che ovviamente il progetto e comunque scuole innovative venga informato nella fase di domanda. Il caso della Sardegna, prima anche durante il convegno si è citato spesso il caso Iscola, la regione Sardegna ha chiesto e ottenuto dal governo, dall'unità di missione su scuole innovative, di poter far inserire alla base del progetto scuole innovative, quindi del concorso di idee, un documento preliminare alla progettazione con piano pedagogico. Quindi questo è un passo importante ed è un invito agli altri, come dire, 45 comuni che non albergano in Sardegna di fare altrettanto, cioè chiedere ai progettisti di rispondere a una propria esigenza. Questo ovviamente non perché debba in qualche modo impedire l'aspetto creativo della progettazione, ma semplicemente perché bisogna ottenere un progetto che poi sia effettivamente rispondente alle esigenze del committente. Si usa spesso il termine scuole che devono essere belle, forse si dovrebbe utilizzare più il termine scuole che devono essere funzionali, e per essere funzionali è molto importante l'interoperabilità tra varie funzioni, cioè la presenza non solo dell'architetto o dell'ingegnere. Quindi quanto il mondo universitario sta recependo questa necessità di maggiore relazione fra le varie funzioni anche non tecniche? Quello di oggi è come dire, la risposta a questa tua domanda, nel senso che siamo partiti a parlare del convegno parlando di psicologia ambientale, siamo passati da parlare di legami tra gli spazi e le neuroscienze. È evidente che questo chiede ai progettisti del concorso a scuole innovative di misurarsi con un sistema ovviamente ampliato di competenze che tendenzialmente non spettano al solo architetto. Quindi la cosa bellissima che potrebbe emergere da questo lavoro è che non ci si presenti con la propria matita, col proprio pennarello e il proprio nome, ma si presenti al concorso idee un gruppo di progettazione di tipo interdisciplinare, dove gli aspetti della cognizione, delle neuroscienze siano particolarmente presenti. Questo non per snaturare il ruolo dell'architetto, ma per renderlo tramite tra le esigenze, la didattica, l'apprendimento e il progetto di una scuola. Grazie professore. Grazie a lei.